I segni dello zodiaco, se anche una rivista come Luoghi dell'Infinito ne parla, non è certo per questione d'oroscopi, ma perché guardare le stelle è qualcosa di cui l'uomo non può davvero fare a meno. Intanto però partiamo da un futuro prossimo, quello della nostra scuola. Con la rivista 7 scopriamo qualcosa di meno interessante, assolutamente, di molto più interessante, anche se più doloroso. 7 idee per aiutare la scuola italiana a risollevarsi. C'è stata una lunga inchiesta prima di questo articolo, curata sempre da Gianna Fregonara e Orsola Riva. Giunge al termine l'inchiesta di 7 dentro i nostri istituti, da Morbegno, in provincia di Sondrio, a Palermo, partita nel settembre scorso, quando iniziava l'anno scolastico. Negli stessi giorni, in questi giorni, arrivano dati negativi sul cattivo funzionamento complessivo del sistema scolastico. Dalle elementari alle superiori proviamo però a individuare soluzioni con l'obiettivo di allinearci progressivamente agli standard europei. Sembra strano, ma in realtà, ad esempio, la Francia, come per i sussidi e i miglioramenti della condizione delle madri e in generale per aiutare a fare più figli, è proprio la Francia quella da cui dovremmo prendere esempio. Quali sono i passi precedenti a queste 7 idee? Proprio un rapporto, quello denominato OCSE-PISA, nulla a che vedere con la città toscana naturalmente, che ha bocciato la performance media italiana. Molti docenti sono preparati e volenterosi, ma il sistema nel complesso non funziona. Siamo in Europa i peggiori nella comprensione di ciò che leggiamo. In scienze ci sono scuole ferme a livello di un paese come il Kazakistan, con tutto il rispetto, ci mancherebbe. Non si tratta solo di contenuti e di ignoranza, il problema è anche che i quindicenni non sanno valutare le informazioni, proprio quelle che raccolgono su internet. Quindi questo significa che è uno strumento formidabile per aumentare la consapevolezza, la responsabilità, oltre che le conoscenze tout court, non viene usato bene da tanti, tantissimi, troppi. Una reazione mancata purtroppo nel nostro paese. Questi dati incredibilmente non hanno suscitato alcun effetto, almeno per ora. Figuriamoci delle proposte. E invece altrove è andata diversamente, ma dobbiamo velocizzare per andare a vederle queste 7 idee. Innanzitutto attrarre i talenti e adeguare gli stipendi. È chiaro che i due elementi vanno insieme. Il reportage ha raccontato storie di entusiasmo, spirito di servizio e quotidiana dedizione da parte di insegnanti e presidi verso i propri alunni. Grazie a loro la scuola italiana non è ancora collassata, però non si può andare avanti così. È proprio vero, è giustissimo. Finora sembra quasi che si sia scommesso sul ti pago poco, ma in generale puoi anche darmi poco. Poi invece chi ha appunto la vocazione dà tutto, e questo è veramente da elogiare, ma anche da modificare. Ci vogliono un po' più di gratifiche anche dal punto di vista economico. Poi un altro elemento chiave, una nuova laurea per diventare insegnanti, altra proposta che forse non tutti apprezzeranno. Può bastare oggi la semplice laurea a fare di un matematico un buon prof di matematica? No. Eppure, in base all'ultima riforma firmata dall'ex ministro leghista Marco Bussetti, quindi una riforma recentissima, d'ora in poi per andare a insegnare non sarà più necessario abilitarsi.
quindi si riduce ulteriormente invece la fascia, diciamo, di competenze dell'insegnante dal punto di vista delle modalità, delle capacità di dare insegnamento. Basterà aggiungere al titolo di studio 24 crediti in discipline psicopedagogiche e didattiche, equivalenti a meno di un semestre di lezioni universitarie. Tra l'altro si tratta di abilitazioni che si possono raggiungere anche solo per corrispondenza, come dire, veramente insufficiente secondo la valutazione degli esperti di sette questo tipo di riforma. La terza proposta riguarda il tempo pieno, da ripensare soprattutto alle scuole elementari. Uno slogan ricorrente nella politica italiana era più tempo pieno per tutti, ma a quasi 50 anni dalla legge istitutiva delle 40 ore, quindi era il 1971, il tempo pieno resta un'esperienza per pochi, su base nazionale circa il 40%. Nelle grandi metropoli come Milano e Roma e nelle regioni settentrionali ormai è una conquista acquisita, anche se l'adesione, cioè di fatto è una facoltà che i genitori hanno di scegliere per i propri figli più ore da trascorrere a scuola ed è stata scelta da circa il 60% delle famiglie. Il problema è quando si vorrebbe questo, ma non c'è la scuola che lo fornisce come servizio, dunque occorre cambiare le cose. Tempo pieno e esportarlo invece alle scuole medie, ecco, dalle elementari un passaggio diverso. Meriterebbe un ripensamento in modo da recuperarne l'ambizione originale, che non era quella di costringere gli alunni a 8 ore di lezioni frontali, ma usare le ore in più per attività di socializzazione, laboratori e altro. Ha senso tenere bambini tra i 6 e i 10 anni inchiodati al banco fino alle 4:30 del pomeriggio e invece lasciare i ragazzi delle medie in quella delicatissima fase che è la preadolescenza in balia dei loro smartphone per il pomeriggio intero? Eh già, molto spesso ovviamente i ragazzi, magari proprio perché hanno quell'età, non possono uscire spesso o per altri motivi, non solo per questioni di permessi dei genitori, e quindi a casa spesso adoperano il proprio tempo davanti ai cellulari, come una volta si diceva, i ragazzi vengono parcheggiati davanti alla televisione. Come al solito esplodono le differenze tra nord e sud quando si parla di questi argomenti, ma anche tra centro e periferia e tra famiglie avvantaggiate e svantaggiate, tutto certificato da rapporti ufficiali, quelli che sono denominati rapporti Invalsi. Vi ricordo che anche i genitori stessi hanno la possibilità naturalmente di valutare come si arriva a determinati giudizi a determinati parametri, appunto, più o meno allarmanti. E basta essere più attivi, più presenti e soprattutto essere consci dei propri diritti come genitori anche nell'ambiente della scuola. E poi arriviamo agli ultimi 3 punti in queste proposte, dal coding alle competenze di base. Di fronte alla bocciatura dell'OCSE, questo organismo appunto europeo, l'ex ministro Fioramonti aveva proposto un non meglio precisato piano contro la dispersione che dovrebbe essere incentrato sulla didattica innovativa, ma quale non si sa. L'unico riferimento concreto che ha fatto in più occasioni è quello del coding, cioè i corsi di programmazione per i ragazzi, che nella considerazione del ministro sarebbe una specie di nuovo latino. Ovviamente si parla di saper programmare pagine web e quant'altro. Appena si passa alla programmazione vera e propria, come nelle scuole superiori, servono insegnanti preparati con laurea specifica. Non bastano certo gli investimenti tecnologici nelle scuole. Il livello degli studenti continua a restare basso. Eppure, magari chissà quanti insegnanti e quanti ragazzi continuano ad avere in teoria nella scuola accesso appunto alle nuove tecnologie.
Andiamo a questo punto 6 che ha davvero un'espressione molto ambiziosa, quella del piano Marshall per i professionali. Non una parola da parte del ministro, dell'ex ormai ministro, sulla voragine nelle competenze linguistiche, matematiche e scientifiche. È una voragine scoperchiata sempre in questo rapporto. Non sarebbe il caso forse di cominciare da lì, rafforzando l'insegnamento nel biennio delle superiori con interventi mirati? E poi, a proposito del piano Marshall, che indica appunto il grande piano che gli Stati Uniti d'America misero a regime proprio per l'Italia e per l'Europa che uscivano dalla Seconda Guerra Mondiale, ci vorrebbe questo per i professionali, perché troppo spesso si parcheggiano i ragazzi più deboli in attesa di raggiungere i 16 anni. E magari a volte lasciare la scuola per le regioni del sud, soprattutto dove purtroppo esiste ancora una divisione netta tra le scuole migliori e le altre. Da questo punto di vista, l'ultimo rapporto contiene un'autentica miniera di dati e si potrebbe farne uso. E poi c'è anche citata la Puglia come regione invece che ha da anni un nuovo progetto di sistema e ottiene risultati migliori delle altre regioni meridionali. Questo non è un punto, da poco, perché significa che i cambiamenti sono possibili anche laddove sono più difficili. L'ultimo spunto è nell'occasione mancata dell'educazione civica. Dunque, tutta una serie di diagnosi e soprattutto di proposte costruttive proprio perché il futuro passa necessariamente attraverso la scuola. Decine e decine di volte abbiamo notato in qualche luogo o semplicemente in qualche gadget nei negozi che ci sono i segni zodiacali istoriati. Sono spunti divertenti, a volte davvero curiosi e a volte anche straordinariamente artistici. Pensiamo ad esempio a uno straordinario luogo di Roma, come il santuario Santa Maria degli Angeli, laddove una volta gli antichi romani si recavano alle terme. Luoghi dell'infinito ha in copertina un antico modo di istoriare i segni zodiacali e infatti è il manifesto, potremmo dire, l'anticipo, il sommario dell'intenzione che poi troveremo parzialmente realizzata all'interno di capire di più. Dai magi agli astrofisici nel segno dello zodiaco. Guardare il firmamento, scoprire l'infinito. Qui scrive una suora carmelitana, Maria Cristiana Dobner, le risposte ai segreti delle meccaniche cosmiche hanno aperto nuove domande attraverso cui si rivela la bellezza. Nella volta celeste riscopriamo noi stessi. Può sembrare una frase molto azzardata, è proprio giusto quello che dice la Carmelitana, tant'è che in un altro editoriale gemello di questo numero dei Luoghi dell'Infinito, il poeta Davide Rondoni, altro credente certamente dichiarato, parla di cosmo come destino e cita i poeti da Dante a Eliot. L'uomo ha alzato lo sguardo in cerca di un senso e la prima cosa che ha incontrato sono le luci del cielo notturno e la loro poesia. Non solo testo, naturalmente, anzi di testo davvero ne vedremo poco perché voglio utilizzare lo splendore di queste illustrazioni scelte per il primo numero dell'anno. Questo è Raffaello Sanzio, non sembra lui perché il tratto è forse un pochino primitivo, però si tratta di un particolare, di un affresco che è nei Musei Vaticani e in particolare alla stanza della segnatura. C'è anche una battuta, subito che troviamo una battuta di spirito a proposito di Zodiaco. Per l'economista John Kenneth Galbraith, la sola funzione delle previsioni in campo economico è rendere persino l'astrologia più rispettabile. Insomma, è un rovesciamento naturalmente di prospettiva, voleva dire Galbraith.
Buffett che l'economia non è certo una scienza esatta e che soprattutto non ha delle previsioni attendibili proprio come gli astrologi, che anzi nel rapporto ne escono vincenti. Ma ripeto, siamo in una battuta di spirito che però, come sempre in questi casi, cela anche una parte di verità. Misurare il tempo umano in rapporto col cosmo, i primi tentativi di interpretare le leggi dell'universo e la storia dell'uomo, è una questione ricca, complessa e sorprendente, dai magi agli zodiaci medievali sino all'astrofisica. E certamente non basta la puntata odierna per questo ricchissimo patrimonio, che cominciamo subito vedendo un particolare di una vetrata francese. Ovviamente si tratta di cattedrali gotiche, non è la rimpianta Notre Dame, alla quale torniamo a fare molti auguri. È una chiesa di una città meno importante di Parigi, ma anche qui si mostra il fiabesco ricamato dagli apocrifi, personaggi reali e simboli profondi, i magi, collegati appunto con la teologia delle stelle, come spiega il cardinale Gianfranco Ravasi. È un lunghissimo articolo con molti passaggi affascinanti, anche perché troviamo che addirittura la basilica dedicata al luogo in cui tradizionalmente nacque Gesù è stata risparmiata dai persiani distruttori proprio perché avevano riconosciuto i loro re magi. Qui siamo con una miniatura ad un manoscritto greco del IX secolo e il codice miniato invece del 1420 del Livre des Merveilles ci riporta addirittura a Marco Polo. E questa ultima illustrazione, ultima per l'articolo di Ravasi, riguarda invece, andando ancora più indietro, il VI secolo, pensate, è anche un luogo molto vicino e splendido, Sant'Apollinare Nuovo a Ravenna. E poi ritroviamo anche l'illustrazione del Natale. Noi invece procediamo con il testo di Franco Cardini. Che sia lo zodiaco orientale o ellenistico, sugli astri si fondano fedi, popoli e città. Infatti addirittura il titolo è assertivo, la storia scritta sugli astri. Ma davvero? Eppure noi alla parola astro dovremmo avere immediatamente un campanello che suona, perché uno dei canti più tradizionali che riguardano proprio Gesù è astro del cielo, e non è una parola scelta a caso, perché come viene spiegato anche da Cardini e già naturalmente magari lo avete sentito da tanti altri, le profezie riguardanti Gesù, riguardanti un nuovo mondo e la salvezza, sono agganciate appunto alla stella, ma anche alla stella in senso metaforico. Intanto abbiamo visto dunque quest'altro splendido mosaico, la collezione di immagini scelte da questa testata è sempre straordinaria in questi numeri monografici. L'antica disciplina dell'astrologia, il cui nome deriva dal greco astrologia, composto da astron, stella, e logia, cioè scienza, corrisponde a un complesso di tradizioni secondo cui posizioni e movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono sugli eventi umani. Attenzione, influiscono sugli eventi umani collettivi innanzitutto, credevano gli antichi. Noi invece, con magari la consultazione compulsiva, sciocca dell'oroscopo, pensiamo che sia perché c'è un'influenza delle stelle sulla nostra singola vita. Invece quel che riguarda la tradizione è appunto un rito soprattutto collettivo, una conoscenza e una consapevolezza straordinariamente importanti per l'antropologia. E in questa pagina addirittura ritorniamo ai tempi degli Egizi, simboli delle costellazioni in una pittura murale nella tomba di Set. Pensate che siamo appunto nel 14° secolo prima di Cristo.
Certo, dirà qualcuno, appena l'uomo ha aperto gli occhi, appunto, ha visto la notte, ha visto le stelle di notte con tutto quello che è il corollario. Però, invece il fatto che la tradizione resti la medesima sicuramente può sorprenderci. Ma ritorniamo a questo testo di Franco Cardini, che vi ricordo è un grande esperto di Medioevo, ma non si conosce il Medioevo senza andare indietro. Infatti qui si cita Babilonia, circa 2000 anni prima di Cristo era utilizzato lo zodiaco appunto per previsioni collettive ma anche individuali. Tuttavia la scienza del cielo e le relative arti mantiche, cioè di conoscenza, di lettura per la conoscenza del futuro, erano fondamentalmente basate sull'eclissi della Luna. Nella cultura ebraico-ellenistica, che si sviluppò dopo la conquista di Alessandro Magno, il sistema zodiacale delle 12 costellazioni, in cui si raggruppano nell'emisfero boreale le stelle fisse, venne posto in relazione con i 12 patriarchi dell'Antico Testamento e anche con le 12 tribù di Israele. Quanto al mondo cristiano, appartiene già alla tradizione giudaico-cristiana l'associazione di ciascuno degli apostoli a una costellazione. Questo è davvero sorprendente, questo fa meno parte del nostro corredo di conoscenze che riguardano appunto il collegamento tra le stelle e la lettura di questi tempi forti. Certo, sicuramente il tempo forte per eccellenza è la settimana santa, ma anche ovviamente il tempo di Natale ci riporta davvero a tante generazioni indietro dal punto di vista della tradizione cristiana. Non stupirà pertanto di incontrare, e arriviamo alla chiusura per ora, il rapporto simbolico analogico tra i 12 apostoli, le 12 ore del giorno e i 12 mesi dell'anno, con le relative costellazioni. Nel passaggio dall'iconografia ellenistica a quella cristiana, gli apostoli sostituiscono anche gli dei dell'Olimpo, che anch'essi erano stati usati come eponimi dei mesi, cioè avevano dato il nome ai mesi. E non si finirebbe di osservare mai questo splendido dettaglio dove abbiamo un azzurro smalto e il segno zodiacale dello scorpione, ma invece ritroveremo l'ariete, il primo segno dello zodiaco, quando riprenderemo con questo aspetto misterioso e anche tanto familiare a tutti, di leggere i simboli fondamentali dell'uomo cristiano.